È irrilevante l'appartenenza religiosa del pubblico che varca la soglia della Cappella Sistina. Lo stupore invade tutti indistintamente. Difficile concentrarsi su un solo particolare. La moltitudine delle figure e delle scene rappresentate, l'armonia tra i colori e la ricchezza dei dettagli non concedono tregua agli occhi estasiati dei visitatori. Dalle stampe del XVI secolo ai reportage fotografici realizzati all'alba del Novecento, fino ai documentari e alla diffusione del materiale attraverso i social network, questo tesoro sospeso tra arte e teologia è al centro dell'attenzione dell'editoria divulgativa e scientifica da 500 anni a questa parte. A tutto ciò è stata dedicata recentemente la giornata di studi Tradurre Michelangelo della Sistina dall'immagine fissa all'immagine in movimento, promossa dai Musei Vaticani. Per registi e fotografi, catturarne l'anima più profonda rappresenta un'autentica sfida. Per i restauratori e gli storici dell'arte, poterne studiare i segreti attraverso il materiale filmico e fotografico specializzato è un'opportunità da non perdere, come ci racconta Rosanna Di Pinto, responsabile dell'ufficio immagini e diritti dei Musei Vaticani. Ci sono sicuramente moltissimi enti di carattere scientifico che a livello istituzionale possono essere interessati, a livello culturale, ma per esempio anche società di produzione cinematografica o editori che debbono sviluppare una serie di progetti anche diversi da quelli che sono tipicamente scientifici. So, ad esempio possono essere rivolte delle domande, come è accaduto anche in questi ultimi tempi, per la realizzazione di alcuni film che sono stati realizzati anche su Papa Francesco, insomma, che ricostruiscono la sua figura e la sua vita. Attraverso i social network, la bellezza delle torsioni e dei volti delle figure dipinte da Michelangelo raggiunge ogni angolo del mondo. Un materiale a volte talmente vasto da impedire all'utente la reale comprensione del tesoro presente in rete. Tania Michalski, direttrice della Biblioteca Erziana. Il problema con la divulgazione su YouTube è proprio il fatto che si deve scegliere un video usando delle parole chiavi. Già mettendo diverse lingue i risultati cambiano, e la cosa ancora più interessante è che quando si clicca su un video che conosciamo tutti quanti, si mescolano di nuovo in questa riga con le possibilità che ci dà il sistema. C'è di tutto, è fantastico il materiale che c'è su YouTube. Il problema è veramente trovarlo. Il restauro della volta della Sistina e del Giudizio Universale, compiuto tra il 1980 e il 1994, ha aumentato l'attenzione mediatica sulla Sistina. Ma come ci ricorda Gianluigi Colalucci, responsabile dei lavori eseguiti per riportare allo splendore originario il capolavoro di Michelangelo, esistono sensazioni ancora impossibili da trasmettere attraverso qualunque tipo di immagine. Quello che manca comunque è la trasmissione intanto della, diciamo, della sensibilità tattile del restauratore che fa questa operazione con una spugna, in particolare qui questo, e quindi il restauratore sente quello che ha sotto le dita. Chi guarda no, e anche io quando riguardo queste riprese rimango sempre un po' così, perché fa un po' impressione questo passaggio, però è tutto nelle dita del restauratore, che controlla la situazione.